finalmente è arrivata la mia nuova Panasonic Lumix GH5 Mark II, presa per affiancare i miei droni per la produzione di video commerciali. Le prime impressioni non possono che essere ottime, sia ovviamente per quanto riguarda il comparto video, avanzatissimo, sia sorprendentemente anche per il comparto fotografico, più che buono. Ricordo che la macchina è dotata di un sensore micro 4 terzi, quindi più piccolo rispetto ai formati classici full frame e PSC. Le caratteristiche video sono il punto di forza di questa macchina, capace di produrre filmati di qualità cinematografica, in formati MP4 e MOV. Quest'ultimo formato molto comoda se si edita con Mac. Il bitrate massimo è impressionante, fino a 400 Mbit al secondo. L'ergonomia invece è ottima. Il corpo macchina, tropicalizzato, è ben solido al tatto e dà una sensazione di robustezza ed affidabilità. Parliamo della disposizione dei pulsanti, sempre al posto giusto. Troviamo la classica ghiera con il set delle modalità di esposizione, con ben 4 modalità completamente personalizzabili, e la modalità video. Il tasto REC è stato reso più visibile rispetto alla versione precedente. Lo schermo LCD touchscreen è orientabile, funzione molto comoda se si vuole realizzare inquadrature insolite e creative. Si può fare touch sullo schermo per selezionare il punto di messa a fuoco, ma lo si può fare anche attraverso un comodo joystick situato poco sopra lo schermo. Parliamo della lente trovata in dotazione nel packaging. È un obiettivo Panasonic con focale da 12-60 e diaframma f4.5-5.6, che ne permette un utilizzo molto vario anche se non è luminosissimo. Però devo dire che, pur essendo una lente base, l'ho trovata abbastanza performante. In seguito la possiamo tranquillamente affiancare a una lente fissa con diaframma f1.8. L'ho testata per qualche scatto e video di prova a Roma, nella splendida location autunnale di Villa Panfili, piena di colori nonostante fosse un pomeriggio nuvoloso. Il risultato è stato più che soddisfacente, mettendo in risalto sia la fauna che il paesaggio. Ecco qualche esempio. In definitiva, consiglio questa macchina sia a chi svolge la professione di videomaker, sia all'amatore avanzato, che magari vuole qualcosa di più dai suoi video. La sconsiglio invece a chi ha le prime armi, infatti non ne utilizzerebbe appieno le potenzialità, non giustificando il costo abbastanza elevato. Continuate a seguirmi per i miei contenuti qui e su altri social. A presto!